Traffico in tilt questa mattina su via 20 settembre e sarà così per un bel po'. Da stamattina sono stati installati semafori per regolare la circolazione in una delle vie di accesso al centro storico più trafficate, ma anche dei jersey e delle protezioni da cantiere. I semafori sono tre, uno all'altezza dell'ex scuola San Bernardo a salire, uno all'altezza dell'ex Sala Bingo a scendere e un terzo all'incrocio tra via Fontesecco e via 20 settembre. La carreggiata di via 20 settembre tra l'ex scuola dunque e la Sala Bingo sarà interdetta al traffico. Una scelta fatta dal comune per ragioni di sicurezza dopo l'incidente dello scorso 4 ottobre in prossimità del punto che era stato danneggiato già da un'altra auto in precedenza, facendo cadere le protezioni stradali in pietra su via Borgo Rivera, nei pressi del convento di Santa Chiara. In questi mesi sono state tante le lamentele, soprattutto da parte dei residenti, ma i lavori non sembrano imminenti a quanto pare. Questa mattina abbiamo iniziato a sistemare una fila di barriere New Jersey lungo il percorso che va dalla piazza di San Bernardo praticamente fino su al vecchio bingo su via 20 settembre. Tutto questo si è reso necessario perché anche alla luce degli ultimi incidenti che sono avvenuti su questo tratto di strada, l'ultima del 4 ottobre, le barriere in cemento che ci sono al lato di via 20 settembre hanno ceduto. Queste barriere ad oggi non le reputiamo sicure assolutamente, soprattutto perché diciamo sono datate, sono fatte in cemento e non riescono a contenere gli urti di possibili auto che vanno a sbatterci. Diciamo che già dal dicembre scorso gli uffici si sono impegnati per presentare un progetto per la riqualificazione di quell'area che avrebbe appunto dovuto prevedere delle nuove barriere a protezione del tratto stradale, degli automobilisti e soprattutto delle persone che transitano al di sotto di questa strada, perché ricordiamo che abbiamo dovuto chiudere sia gli accessi e le uscite a Piazza San Bernardo che l'accesso a via Borgo Rivera. Questo progetto è in fase di valutazione da parte della sovrintendenza, stiamo aspettando che appunto questa struttura ci dia il via libera e non appena riceveremo questo via libera dalla sovrintendenza riusciremo a togliere queste barriere e questo semaforo che è appunto in via di installazione stamattina.